Buongiorno a tutti, io sono Mariana Pendezza, responsabile del bar didattico dell'Istituto Politecnico di Grumello. Oggi il caffè lo berrete con me. E con me ho sempre, quando bevo il caffè, una biro e dei post-it. E questo perché il caffè per me è un mezzo attraverso il quale cominciare a viaggiare nella mia creatività e dare origine a nuovi progetti di riciclo. Semplici progetti come per esempio riutilizzare vecchi lenzuoli di mia nonna per creare dei peluche di stoffa come questi. Oppure riutilizzare parti della siepe quando viene tagliata per creare delle capanne come queste, oppure per creare degli alberelli utilizzando poi coralli che di una collana che era di mia mamma per creare appunto degli alberelli. Oppure ancora, sempre per nel concetto del riciclo, visto che io amo legno, stoffa, coralli, lana, come già avete visto, anche per riciclare per esempio la seduta dell'altalena di mia figlia di quando era piccola, con del tulle e degli appendini presi in un mercato dell'antiquariato, perché un'altra cosa che amo fare è viaggiare nei mercatini dell'antiquariato. Ho creato questo appendino e sopra, come vedete, ci sono dei tappi di sughero con dei sonaglietti che ho trasformato in decori per l'albero di Natale. Oppure ancora, per esempio, in occasione della comunione di mia figlia, ho creato la bomboniera, per cui ho chiesto a mio marito, che è fabbro, di creare una base su cui è stata fresata una, prima tagliato il tondo per l'ampolla nella quale c'erano i confetti, e poi è stata fresata la linea nella quale viene inserita appunto la fotografia della bambina. Come vedete, la mia è una creatività di riciclo, è una creatività dei sentimenti e delle emozioni. Sentimenti e emozioni perché ovviamente utilizzo prodotti che a me piacciono, che mi danno, non so perché, comunque un senso di serenità, ma ancora di più perché, per esempio, nel caso dell'appendino, l'asta era l'altalena di mia figlia e mia figlia adora la follia, stare sull'altalena. Io ogni volta che la guardo mi viene in mente lei col suo sorrisone da orecchie a orecchie mentre stava sull'altalena. Il tulle in cui è avvolto il legno è il tulle che avvolgeva i fiori che mi hanno regalato i miei genitori quando lei è nata. Ecco perché dico che la mia è una creatività comunque legata anche alle sensazioni e alle emozioni. E a tal proposito, quindi di creatività legata alle sensazioni e alle emozioni, non possiamo certo non accennare a quella che è la creatività delle, per esempio, pubblicità. Molte pubblicità fanno leva su questi aspetti. E pubblicità legata alla creatività mi fa venire in mente un documentario che ho visto su History Channel settimana scorsa, che è Cola versus Pepsi, la guerra delle cole. È interessante perché a colpi di creatività e di idee, queste due grandi aziende hanno lottato appunto per far sì che la propria bevanda, nello specifico le cole, ma in realtà sono in battaglia sulle varie tipologie di bibite, per poter avere la supremazia. Un tipo di creatività della quale amo essere spettatrice è senza dubbio quella che mi viene illustrata in due programmi che io amo vedere non appena ho tempo. E questi sono Case fuori del comune, e qui abbiamo l'architetto George Clark inglese che ci accompagna nelle progettazioni e realizzazioni di piccoli progetti legati all'edilizia, alla costruzione di camper, spazi ricreativi, e fatto da persone che si mettono in gioco e appunto cercano di ristrutturare la propria casa piuttosto che creare un mezzo con il quale andare in vacanza. E a tal proposito vi consiglierei nella stagione 5 l'episodio 2 Piccoli spazi, grandi idee. L'altro programma sempre su Dove TV che mi piace guardare è Grandi progetti. Qui abbiamo invece il designer Kevin MacLeod che ci accompagna nel viaggio della creazione e poi realizzazione di quella che è la casa da sogno di una famiglia. Ogni puntata si parla di una famiglia diversa e qui posso proprio dirvi che è bellissimo vedere, allo spettatore viene illustrato passo per passo proprio la realizzazione di questo sogno con tutte le difficoltà inerenti e al termine abbiamo la fortuna di vedere quali che sono dei capolavori architettonici e qui vi consiglio dalla stagione 1 l'episodio 6, Una strada con stile, l'attesa infinita. Ora mi
siamo quasi alla fine, vorrei lasciarvi con tre nomi che per me sono sinonimo di creatività. Tutti quanti li conosciamo e li leggerò perché sono difficili. O meglio, il primo no ed è facilmente riconducibile a ciò che ha creato. Per gli altri due invece sono difficili e lascerò comunque per tutti e tre a voi il compito di scoprire chi sono e cosa hanno creato. Quindi abbiamo Walter Elia Disney e poi Fedor Ingvar Kamprad e Ole Kirk Christiansen. Ora vi lascio, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo, vi dico di volare sulle ali della fantasia, di essere creativi, di con quello che volete, con quello che avete, quando, dove, come volete, altrimenti la frase il mondo è bello perché vario per me non avrebbe senso. Quindi vi saluto e vi ringrazio ancora. Però dai, un aiuto per gli altri due nomi ve lo devo dare. E allora vi faccio vedere un oggetto che ho assemblato velocemente per darvi gli indizi. Ed è questo, e nel farvelo vedere io vi saluto.